Che cos'è il BlaBlaCar? Praticamente, se devi andare da Roma a Milano, hai due possibilità. Puoi andare su trenitalia.it, spendere 100 euro solo andata per contrarre la sifilide nei cessi igienizzati del Frecciarossa, oppure puoi andare su blablacar.it e metterti d'accordo con un privato, uno come te, che fa il tuo stesso tragitto, dividete le spese di viaggio, ok? Costo della faccenda per un Milano-Roma, fate conto, 30 euro. Il BlaBlaCar ha un'importanza storico-semiologico-culturale incredibile, perché è il primo metodo socialmente rispettato per accettare finalmente passaggi dagli sconosciuti. È la mia generazione cresciuta aspettando l'uomo nero, che non è mai arrivato. Adesso è arrivato e ce lo vogliono mandar via. Sapete come ci rimane? È un tabù che viene sdoganato, è meraviglioso, mica come questa marijuana che non funziona. Riportatela ai tabaccai. È giusto che chiudano questi negozi, vendono roba fallata. Il BlaBlaCar io me lo vedo come se un giorno uscisse un sito web, lacaramelladrogata.com, dove finalmente bambini e bidelli possono scambiarsi queste benedette caramelle con la droga dentro. Che tanto poi a 16 anni la comprano, allora tu gliela fai regalare a 5 anni e gliela metti via, come il dentino. Il BlaBlaCar ha delle piccole controindicazioni, esattamente come la caramella drogata. Ecco, quando salgo sopra un'automobile, sia che sia mia, sia che sia di qualcun altro, io devo fare di tutto per non rilassarmi, per rimanere tesa, presente, perché quando guardo fuori dal finestrino, no, e vedo questo paese meraviglioso che è l'Italia, perché l'Italia è un bellissimo paese, no? Si vive bene comunque nonostante tutto. E allora questo paese che si snocciola, meraviglioso, ecco che inizio a pensare agli affari miei ed ecco che si creano le condizioni ideali affinché il mio inconscio di giovane donna, se così vogliamo dire, decida che è arrivato il momento e che è quello, il momento preciso per poter fare dei peti. Questo è l'unico pezzo che non ho scritto io. È di un autore anonimo, che vi saluto. Questo imbarazzante rilassamento intestinale avviene perché l'auto è socialmente riconosciuta come un posto rassicurante. L'automobile, una protesi di casa, ci lasci le cose dentro, le scarpe, i vestiti, ti cambi, le merendine, se c'hai i bambini, le schifezze che sputano e queste altre cose. Ecco, quando siamo anestetizzati dalle abitudini, non facciamo caso alle situazioni di pericolo evidente che un determinato luogo o una determinata persona abbiano in sé. Perché siamo tranquilli, abituati. L'aereo. Quando arriva la hostess con la maschera, quella per la pressurizzazione, è una donna anche un po' sfasciata, però insomma che si tiene su, che arriva e ci sta presentando un oggetto e noi non ce la cacchiamo. Stiamo lì che guardiamo persino il libretto dei profumi, pur di non darle retta. Mentre questa donna sta prima di tutto sopravvivendo al suo mestiere e poi ci sta presentando un oggetto che noi dovremmo utilizzare nei nostri ultimi istanti di vita. Ma noi non ci pensiamo, perché siamo abituati. Quindi la morale di questo breve pezzo sul BlaBlaCar, che adesso proseguiremo, è che nel momento in cui ci sentiamo più al sicuro, è proprio lì che interviene la sodomia non richiesta. C'è un altro dettaglio che può rendere l'esperienza di BlaBlaCar meno rassicurante di un aereo in discesa libera con una hostess non truccata. È l'esperienza di BlaBlaCar se decidiamo di raccontarla ai nostri parenti, ai nostri cari, alle persone che ci vogliono bene. Se scegliamo di informare i nostri cari che abbiamo intenzione di accettare un passaggio condiviso con il BlaBlaCar una settimana prima della nostra dipartita, ci guarderanno tutti come se fosse l'ultima volta che ci vedono. Sguardi pieni di pena, di premura. Guarda sto poraccio che si deve prendere il BlaBlaCar. Devo presentarvi mia madre. La Gabri. Vai, vai. Ormai sei grande. Toglimi solo una curiosità. Mia madre parla così, anche se ti deve chiedere scusa, che ore sono?
Tu davvero ti fidi a fare 700 chilometri con uno sconosciuto? Eh? E se poi a una curva ti mette una mano sulla coscia? Eh? Ho quasi 36 anni, mamma. Nessuno vuole più mettermi una mano sulla coscia. Tu scherza sempre, continua a ridere, a fare la buffona, ma vedrai! E si aprono i nembi dietro di lei. Tu vedrai che prima o poi ti stuprano! Adesso non voglio fare dell'umorismo nero, ma mia mamma è una di quelle signore per bene che, per assurdo, quasi, concedetemela e prendetela per ciò che è, quasi si augura che la propria figlia venga stuprata per togliersi quello sfizio, no? Di poter dire, hai visto? Io me la immagino che chiama questi annunci di merda che stanno sui quotidiani in fondo, no? Sì, abbia pazienza. Sì, mia figlia è una pezza di merda, deve avere una... 40 euro vanno bene? È così. Comunque ad un certo punto, come potrete immaginare, la mia mamma un po' d'ansia me la fa venire, quindi io mi presento all'appuntamento con il tizio del BlaBlaCar, che sono un fascio di nervi, tutto rappreso. E anche il tizio del BlaBlaCar è un pochino, come dire, nervoso, perché non dimentichiamoci che anche io per lui sono una perfetta sconosciuta. Non ci siamo mai visti, ci basiamo sulle recensioni. Anche voi fate questa leggerezza? Vi basate sulle recensioni? Quindi i primi 6 minuti in auto è tutto un guardarsi male reciprocamente. Se il tizio di BlaBlaCar avvicina la manopola per caso lì, la mano per cambiare, che ne so, stazione, se ha un'auto vecchia, io ragiono ancora con le auto, quelle a scoppio, ecco, io dico, cazzo, io gli infilo le unghie nell'alcantara, gliela sbrago sta tappezzeria e inizio a raccontargli qualche cosa che gli faccia paura, configuro mia madre subito lassù che mi fa... Io di cosa mi occupo? Io mi occupo di correzione maschile minorile. Sì, a volte dobbiamo picchiarli, ragazzi. Ma io ho la competenza per farlo. Mi prendono perché sono insospettabile. E tu di che ti occupi? Così il tizio del BlaBlaCar va in tripla ansia ventilata. Dice, ma che cazzo mi sono messa in macchina? Si cacca addosso e magari ci sfracelliamo giù per il costone a ronco bilaccio a causa delle fastidiose ansie dei genitori che non capiscono che il mondo va avanti nonostante loro. Il BlaBlaCar, 6 anni che lo uso, non mi è mai successo nulla di male. È un metodo internazionale perché conosci un sacco di gente che viaggia, no? Quello che una volta chiamavamo l'Interrail, ormai gli stranieri hanno capito che appunto l'Interrail in treno in Italia è una cazzata e quindi si affidano al BlaBlaCar. Quindi conosci un sacco di gente straniera, nuovi amici, è un metodo ecologico perché, no? Devi fare un tragitto che è il medesimo in 4 in una macchina sola senza prenderne 9. Il BlaBlaCar, straconsigliato. 6 anni che lo uso. Io puntualmente arrivo a destinazione sana e salva, prendo la mia valigia, saluto i miei nuovi amici, chiudo la portiera e dico, altro frocio.